Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Per la prima volta sul canale, Stefan di Gerundo Retro Gaming. Di che cosa ci vuoi parlare? Tanto piacere. Grazie per l'intervista. Oggi presentiamo nella postazione una postazione arcade, di fatto basata su componentistica arcade originale. Ovviamente non potendo trasportare un cabinato a 100 kg, è una versione condensata. Quindi sono i componenti dell'arcade che hai detto che è stato esploso praticamente. Assolutamente sì. Sì. Di fatto qui abbiamo la componentistica tutta originale di un cabinato arcade anni 80. Ok. Partiamo dal monitor, è un monitor CRT, come lo chiamano gli addetti, cioè a tubo catodico, per chi ha in mente vecchi televisori, che come vedete opportunamente tarato ha dei colori estremamente brillanti. E infatti è una... si vede benissimo. Un focus che uno non si aspetterebbe da una vecchia tecnologia. No, perché infatti altri monitor si vedono ballerini, colori che sfarfallano, invece questo è veramente stabile. Lavoro di taratura non banale, perché chiaramente sono oggetti che cominciano ad avere 30-40 anni, per cui al di là di cambiare alcuni componenti è proprio fatto di costantemente tararlo per mantenere questa qualità d'immagine. Scusa l'ignoranza, ma su questo monitor qua, tutte queste tarature dovevano essere fatte anche a suo tempo o è una cosa che si fa soltanto adesso perché ha 40 anni? No, sono tarature che andavano fatte in parte in fabbrica, in parte le faceva il noleggiatore, perché i cabinati ai vari bar o alle sale giochi venivano noleggiati e quindi nella fase di installazione veniva tarato, anche perché sono estremamente delicati nel trasporto. Cioè oltre a rompersi si starano. Quindi una volta consegnato al bar piuttosto che alla sala giochi, poi c'era anche un lavoro di ottimizzazione, di taratura. Assolutamente. È quella che hai fatto tu adesso poi per averlo così brillante, così stabile. Corretto. Tra l'altro mi dai lo spunto anche per raccontare che i primi cabinati, quindi i primissimi anni 80, i classici Pac-Man, Space Invaders, erano macchine singole, cioè aveva una grafica molto particolare. Tra l'altro la grafica era particolarmente bella, alcuni sono quasi dei lavori di arte. Perché? Perché la grafica del gioco in realtà era poco attrattiva e allora per i ragazzini c'erano le grafiche. Quindi erano dei cabinati singoli, monogioco. Quindi c'era la grafica che intendiamo come una specie di adesivo stampato sul cabinato, tu vedevi una macchina, un'automobile fatta benissimo, esatto. Poi accendevi, ovviamente vedevi 4 pixel che si muovevano, però... Esatto, 4 pixel che comunque per l'epoca, per i ragazzini, io l'ho vissuto, era una cosa... Sì. Ricordiamoci che i primissimi, tipo il Pong, il Breakout, sembravano a colori, ma anche lo stesso Space Invaders, sembra a colori, ma le prime edizioni avevano una bella pellicola di plastica, per cui quando arrivava in quel livello diventava verde, ma semplicemente perché era affollata. C'erano questi metodi molto grezzi. Dicevo, cabinati singoli, siccome venivano noleggiati, certamente all'inizio, primi anni 80, pochi giochi, quindi magari li tenevano per 6 mesi, perché poi il negoziante pagava un affitto e prendeva il guadagno delle monetine. Okay. Cosa è successo? Che con l'aumentare dei giochi e con l'aumentare anche appunto giochi più belli, grafica nuova, se tu ne avevi uno vecchio avevi meno fatturato. Quindi il produttore ha cominciato a ragionare, facciamo qualcosa di più modulare. E quindi ha cominciato a fare dei cabinati che erano, diciamo, universali. Quindi il cabinato lo tenevo il monitor e cambiavo la scheda. Tutta la scheda, non solo la ROM, tutta la scheda. Tutta questa scheda. Tutta la scheda. Quindi una scheda è un gioco. Assolutamente sì. Quello che vedete qui, tra l'altro, questa è una staffa originale, è proprio l'interno di un cabinato, se volete. Questo ovviamente il legno è rifatto. La staffa è originale, che come vedete è regolabile in funzione delle dimensioni, non c'era uno standard. Ah, perché tutte le schede potevano essere diverse, una più piccola, una più grande. Anzi, in origine, diciamo fino agli anni 90, anche il connettore era diverso secondo la marca, quindi Atari ne aveva uno, Konami un altro. Invece adesso c'è uno standard, o sbaglio? Yes, si chiama JAMMA, che sta per Japanese Amusement Machine, non so cosa, quindi macchine da divertimento giapponese, che viene usata ancora nello slot, che io sappia. E quindi il connettore è il medesimo. Medesimo connettore cosa significa? Che per esempio le connessioni con la parte joystick e bottoni e soprattutto la connessione alimentazione è standard. Okay. Se no ogni volta devo cambiare la scheda. Devi anche cablare diversamente. Quindi dicevo, da cabinato singolo si è passato a cabinato multiplo dove cambio la scheda e ho un nuovo gioco. Hanno ulteriormente, diciamo, c'è stata un'evoluzione ulteriore di questo concetto e questa è la prima scheda, 1988, ed è una scheda originale Capcom, che è una famosa azienda di giochi tutt'oggi ancora esistente. Se volete sono quelle che hanno prodotto Street Fighter 2.
che magari anche i ragazzi di oggi conoscono, e hanno introdotto un concetto ulteriore, diciamo facciamo anche la scheda modulare, quindi magari si vede poco, ma queste sono una, due e tre schede. Tre schede una sopra l'altra. La base al processore, qui abbiamo un processore Motorola 68000 che per l'epoca era circa 10 volte più potente di qualunque altro. Quello dell'Amiga. Esatto, è stato usato anche in mondo Apple, un processore di grande successo, e utilizza, che io sappia, anche poi degli Z80 di appoggio per il suono, quindi è molto innovativa come concetto, anche a costi di sviluppo. Tu sviluppi la scheda base una volta sola e cambi i giochi, quindi anche per il produttore, e sono le due schede successive. Il perché della scheda piccolina è per un motivo di protezione, perché sempre anni 80 leggi sul copyright praticamente inesistenti, per cui c'era una fioritura di cosiddetti bootleg, copiavano, e quindi i produttori originali dicevano che devo proteggere. Non bastava solo copiare le ROM, ma dovevi avere anche la scheda di la chiave. Sì, di fatto ci sono dei chip custom, come li chiamano, che i proprietari, quindi se non sapevi all'epoca non avevano modo di andare, diciamo, a disassemblarlo o di andare a rivedere. Peccato che questa prima protezione, questo sistema si chiama, ha un nome, si chiama CPS, Capcom Power System. Questa è la versione 1, ne hanno fatte altre due, principalmente perché si sono accorti che nonostante avesse la schedina, chi clonava è riuscito, infatti lo stesso Street Fighter, ancora oggi si trovano molti più bootleg che non originali. A quel punto hanno fatto la versione 2 e la versione 3, che qui dentro hanno la famosa, per chi è del settore, suicide battery, cioè c'è una batteria, se per qualunque motivo io questo lo stacco per un periodo di tempo prolungato, quindi non ha alimentazione, la batteria va a rovinare alcune EEPROM, quindi rovina il programma, il che vuol dire che lo devi riportare in fabbrica o dal produttore. Quindi questa è stata la loro soluzione. Per chi fa retro gaming... Una soluzione cattiva però, eh? Sì, molto cattiva. Una soluzione proprio estrema. Radicale. Se mi vuoi copiare io muoio. Esatto. Bene. Se provi a portarmi via, mi porti via morto. Ok. Quindi diciamo che oggigiorno, infatti, per chi fa retro gaming, quel due tipi di schede, infatti io... dovendone acquistare una perché hanno un importo non banale oggi, ho preferito questa, non avere problemi. Hai fatto bene. Ci sono dei metodi alternativi, ma è comunque un mal di testa ancora oggi. Beh, questo potrebbe essere comunque un suggerimento per chi ascolta il video, di evitare magari di comprare schede che si possano suicidare da un giorno all'altro. Assolutamente, verificare bene. Hanno vissuto per 40 anni, poi arrivi te, la compri, bam, muore. Esatto. Ma poi hanno anche, come dire, muoiono anche di loro, perché avendo, questa è dell'88, quindi ha una sua età. Al precedente evento che abbiamo fatto volevamo mostrarla, perché diciamo era una novità per il nostro gruppo, collegata a una bella colonnina di fumo e puzza, stacca tutto. Ma l'alimentatore era a posto, è proprio la scheda che aveva la deciso. Scheda, sì, in realtà sono i condensatori tipicamente che salvano, c'era un condensatore adesso senza annoiare da sostituire, per fortuna, sì. Perché spesso invece il danno poi va in cascata e a quel punto butti via tutto. Abbiamo visto finora quindi il monitor e la scheda, gli altri due elementi chiave sono ovviamente la cosiddetta plancia e l'alimentazione, perché avevano un'alimentazione sia il monitor che la scheda molto particolare. Plancia, questa è una plancia ricostruita, però rispecchia assolutamente il disegno di un altro cabinato molto famoso, che è il Neo Geo della SNK, perché era particolarmente ergonomico, come vedete, per le dita, sia in termini di come hanno posizionato i tasti, che non sono i classici lineari, sia perché c'è una superficie di appoggio, ovviamente se uno è di fronte, adesso di lato non rende. Comunque la componentistica sono tutti joystick e tasti ancora arcade, sono aziende che ancora esistono, hanno delle peculiarità, per esempio ci sono micro switch, visto che parliamo di storia dell'informatica, i micro switch, anche questa è una scoperta curiosa, cioè l'attuatore che c'è sotto al tasto, è un micro switch, tipicamente i migliori sono Cherry. E voi direte, ma Cherry chi è questo? Beh, quella delle tastiere, delle tastiere IBM meccaniche, che ancora molti apprezzano perché avevano i micro switch Cherry. Le tastiere moderne, non faccio brand per non fare pubblicità, di gaming più di successo, offrono la versione apposta, paghi, con i micro switch Cherry. Perché quando scrivo lo devono sentire in tutti gli uffici della ditta. No, ovviamente. Ma ci sono, pare, statistiche, premesso che io ho cominciato con quelle meccaniche, ma ci sono statistiche che dicono che siccome tu hai il feedback riesci a scrivere più velocemente, se sia vero o no, sai. Sì, io nel mio caso scrivo velocemente ma cancello altrettanto velocemente, perché magari fai 10 errori. Quindi... ma anche il click di cancellazione. Ecco, l'ultimo componente di un cabinato è ovviamente la parte di alimentazione. Qui abbiamo ricreato, come dicevamo, una versione condensata, quindi in un'unica scatola troviamo
i due alimentatori, vedete ci sono parecchi fili, ma possiamo assicurare che è tutto fatto a norma e in sicurezza. Sì, beh, il dito non ce lo metto dentro comunque. No, anche perché qui abbiamo un trasformatore alternato a 220 e 128. Ok, 220 ci fa malino. Sì, abbastanza. C'è un fusibile però, volendo. Sì. Non vorrei testarlo no, io. Assolutamente no. Il monitor viene alimentato con queste due tensioni, mentre, perché sennò sarebbe stato troppo semplice, al di là di tutti gli standard, servono anche tre tensioni diverse in continua, che sono 5, 12 e meno 5, e vengono fatte da quest'altro alimentatore. Ok, quindi tre tensioni continue più l'alternata per il monitor. Esatto, due tensioni alternate anche. Due tensioni alternate. Ecco, una cosa importante per chi si volesse cimentare nei restauri, questi monitor arrivano fino a 10.000 volt, quindi vedete che c'è una protezione. Sì, monitor CRT. Non vanno mai toccati, mai. Hanno il trasformatore elevatore di tensione che giustamente quindi ci sono dei metodi per scaricarli, rivolgetevi agli esperti perché questo è l'unico elemento dove c'è un pericolo. Per chi non volesse cimentarsi in tutta questa componentistica o semplicemente non avesse lo spazio per un cabinato, ci sono oggi delle opzioni moderne. Ovviamente ci sono le opzioni software, quindi MAME o MAME o altri emulatori, ma diciamo per i più puristi o qualche cosa che si avvicina di più, avete qui due esempi. La prima che è questa, che è una scheda JAMA, quindi è lo stesso standard delle schede da bar, quindi può essere inserito all'interno del connettore, un cabinato del connettore, ed è un FPGA, quindi emula in maniera hardware quelli che sono i giochi, quindi molto fedele. Oppure nel secondo caso vedete un Raspberry, che è quest'altra scheda verde, okay. È un Raspberry con una scheda aggiuntiva che si chiama Recalbox, che consente di nuovo di collegarlo, in questo caso, come vedete, di nuovo a un pettine JAMA. Anche quindi, questo è JAMA? Sì. E ovviamente saranno multigioco? Allora, la differenza dai due è che l'altra per le schede FPGA puro hardware, quindi la prima, okay, bianca, si chiama BitKit, tra l'altro lo produce una piccolissima azienda americana, è in funzione di cosa sviluppa il programmatore, quanto lui riesce a ricreare fedelmente l'hardware dell'epoca. Nel momento in cui andiamo su piattaforma Raspberry, ovviamente, sempre con tutti i crismi di legge, ma con le ROM, ovviamente, ci metti quello ROM che vuoi. Esatto. Sì, questa è la differenza sostanziale. E poi vedo che anche su quell'FPGA ci deve essere tipo un wifi, qualcosina, no? Sì, perché ovviamente anche qua c'è una componente antica che è il connettore JAMA. No, ma poi idealmente tutto il resto, se sta dentro, l'aggiornamento avviene. Siamo però nel 2024, quindi in qualche modo. Assolutamente sì. Grazie mille allora per tutte le spiegazioni. Grazie a te, è stato un piacere. Piacere mio e alla prossima. Magari. Alla prossima. Chi si vuole iscrivere al canale, interessato al retrocomputer elettronica vintage, clicca bottoncino, campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!